42. All right, let's get in the elevator and hurry up because the smell of that Mrs. Fields is killing me. Benvenuti ancora una volta qui su Bricknauts, seconda puntata dell'anno e finalmente parliamo di questo set personalmente attesissimo, ovvero il 75060, lo Slave One, l'astronave di Boba Fett in versione UCS, Ultimate Collector Serie. Innanzitutto diciamo che è il 22esimo modello di questa serie collezionisti. Apro una piccola parentesi, l'UCS principalmente è nata con Star Wars, ma fa anche altri modelli, Batman, fra un po' uscirà anche un modello dei Vendicatori, ha fatto anche modelli famosi, aeroplani, navi, eccetera eccetera, ma ha avuto la sua forza maggiore con Guerre Stellari. Una piccola particolarità: nei primi modelli c'era scritto nella scatola, cioè era chiaro, scritto chiaramente in stampatello Ultimate Collector Series, e poi questa scritta è andata a scomparire, quindi per molti gli altri modelli non sono UCS. In realtà è un po' convenzione chiamarli UCS quando sicuramente hanno un dettaglio ben definito, sono iper dettagliati, hanno un prezzo comunque che non va sotto, sì, forse uno dei più economici sta sui 100 euro, va bene o male, andiamo sempre dai 160, 200 fino ad arrivare a 499 euro, quindi prezzi importanti. E un'altra cosa importante che li identifica è la targhetta dove ci sono i vari dati dell'astronave nel mondo, insomma non sono i dati dell'ego, sono i dati dell'astronave vista nel film. Chiusa questa parentesi, parliamo dello Slave One. Questo in realtà è il quinto Slave One uscito, ma il primo collezionista. Gli altri erano Set System, il primo piccolissimo, credo fosse del 2099 o 2000, molto piccolo e inoccurato, ma comunque sempre estremamente affascinante per quanto riguarda il vintage. E poi ne sono usciti tre modelli pressoché identici come fattezze. Il primo aveva una colorazione un po' diversa, marroncini, verdi, non mi spiego onestamente questa colorazione assurda, anche perché i colori reali sono bordeaux e tonalità di verde, mentre questo era marroncino chiaro. E poi è uscita la versione di Jango Fett, quindi la versione vista in episodio 2, l'attacco dei cloni, e poi è uscita una versione di qualche anno fa molto carina con questa colorazione qui e più giocabile, un set molto più piccolo che era, se non sbaglio, sui 60 euro costava. Questo finalmente è l'edizione collezionista. Cosa importante è che lo differenzia dagli altri modelli è la sua scala, perfettamente in scala minifigure, cioè è delle dimensioni proporzionatamente di quelle del film, cioè la minifigure è dell'altezza di Boba Fett e l'astronave è la dimensione dell'astronave. Come potete vedere è bella, è massiccia, ma come del resto molti, quasi tutti gli UCS, non è giocabilissimo, si presta più a essere esposto, ma anche in questo ha un piccolo difetto. Qual è il difetto? Il difetto è la targhetta identificativa è praticamente nascosta dalla parte lunga dell'astronave. Vabbè, poco importa, potevano metterla laterale, potevano metterla separata come hanno fatto in altri set, ma diciamo che questo è un difetto da poco. Gli altri difetti che possiamo notare sicuramente è la brigosità nel togliere il vetro dell'astronave, che si può togliere solo dandogli anche una certa forza. Adesso non lo faccio perché non mi sento così sicuro, non è subito immediato queste cose, secondo me è una pecca abbastanza grande che ne impedisce la giocabilità. Ha due scomparti, le due parti che si aprono dove all'interno ci sono i missili e i vari cannoni, li vedremo dopo nel dettaglio, e anche qui non è subito semplice, io adesso ci provo, ma come potete vedere non è immediato, ci vogliono due mani e poi bisogna capire un attimo come si fa. Come potete vedere non è subito immediato. Stessa cosa, anche se un po' meglio, parliamo del portellone della stiva. Cosa particolare, il portellone della stiva, che è posizionato qui sotto, anche qui lo vedrete dopo nel dettaglio, ha una piccola maniglia, si impugna la maniglia, si tira su e all'interno c'è stoccato Han Solo in carbonite. Molto carino, direi assolutamente spassoso. Ha un paio di movimenti, abbiamo i flap laterali che si muovono come la classica astronave, e all'interno, anche negli altri set system ha questa particolarità, però negli altri set, se non erro, se non ricordo male, la parte del pilota è collegata ai flap, come deve essere giustamente, quindi diciamo che questa è una mancanza degli altri set, ma parliamo di inizio. Il cockpit è iper dettagliato, un sacco di visori, un sacco di computer, veramente molto carino, e anche questo si può muovere. Questo set è uscito in
commesso dal 1 gennaio al costo di 199 euro e a 1994 pezzi, 4 minifigure e mezzo, perché è mezzo, abbiamo la guardia di Bespin, uno Stormtrooper, Boba Fett, rinnovato per l'ennesima volta, ce ne sono una valanga di Boba Fett, e Han Solo, e poi abbiamo Han Solo in carbonite, che questo è già in commercio da qualche anno. Che dire, sicuramente è bello, sicuramente è... si sgancia logicamente lo stand è attaccato in maniera abbastanza semplice, quindi non è un problema, ma non è giocabilissimo, non ho, quando lo si tiene, lo si prende, non si ha la sicurezza di poterlo manovrare con tranquillità, si ha sempre la sensazione che qualche pezzo, soprattutto questo, le due fasce laterali rimangano in mano. C'hanno anche i cannoncini che si muovono, sono abbastanza resistenti, quindi questi come li mettete stanno. E benissimo, in attesa del prossimo, il 23esimo UGS, che a voci dicono sarà il TIE Fighter, vi abbiamo presentato questa meraviglia che logicamente è già in mano nostra, come potete vedere. Grazie mille, alla prossima puntata. 42. Okay.